Giovedì 12 marzo, buongiorno e bentornati anche quest'oggi all'appuntamento con l'informazione del mattino con TG2 Italia, che anche quest'oggi dedicherà il suo intero spazio ovviamente all'emergenza coronavirus. Oggi è il giorno che segue una giornata che ieri ha portato con sé due notizie fondamentali. La prima, quella che è arrivata quando erano le 21:40 della sera, che ha determinato da parte della Presidenza del Consiglio la chiusura, perlomeno quella che viene definita semplificativamente la serrata d'Italia, un'Italia blindata, perlomeno così sarà fino al 25 marzo, vedremo nel corso della puntata nel dettaglio che cosa significa questo e quali saranno gli esercizi, le realtà e le tipologie lavorative, le realtà che appunto vedranno una chiusura pressoché determinata, per l'appunto ripeto, fino al 25 marzo. I risultati si vedranno dopo 15 giorni, queste sono state le parole del Presidente del Consiglio, ma ieri è stata anche la giornata in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito e decretato quella che stiamo vivendo come una pandemia. Allora, a partire da questi due dati fondamentali, a partire dai dati che caratterizzeranno per l'appunto l'analisi che andremo a sviluppare nel corso della puntata, si aggiungono quelli che ci raccontano di 827 decessi al giorno d'oggi e di 12.462 casi di contagio. Tutto questo lo andremo a sviscerare nel dettaglio. Ecco, state vedendo i numeri che vi ho appena elencato insieme al numero importante dei 1.045 guariti. Ci aiuteranno a sviluppare e a sviscerare la puntata di quest'oggi e quindi do a lui anzitutto il mio benvenuto e grazie per essere qui con noi, Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura. Buongiorno. Grazie per essere con noi questa mattina, assieme a lei vedremo quelli che sono gli effetti collaterali e le ripercussioni, anche alla luce dell'ultima decisione del governo. E buongiorno anche collegato con noi via Skype al professor Alessandro Miani, ecco lo vedete, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale. Buongiorno professore, grazie anche a lei per essere qui con noi e per aiutarci, insomma, a farci luce in quelli che sono i meandri anche della comunicazione. Vedremo poi perché insieme al professor Miani. Prima però vado a collegarmi appunto con il professor Miani perché, agganciandomi proprio alle parole che lei ha detto, in qualche modo un comune sentire, vorrei affrontare con lui un aspetto importante che è quello anche di un comune sentire a livello della comunicazione. Ora, la cosa sulla quale riflettere è che in effetti ieri mi stava facendo riflettere il professore, in Italia si è sentito molto parlare da parte di molti organi del mondo scientifico e del mondo medico e è allo studio da parte sua, ora ce lo illustrerà lui stesso insieme ad un team di esperti, in realtà un metodo di comunicazione univoco. Prego, a lei la parola. Grazie. Sì, infatti in Italia molte sono state le voci e quando molte sono le voci spesso e volentieri il messaggio che passa è contrastante. Ecco, noi sfruttando il nostro network internazionale, essendo la nostra società scientifica presente anche in altre nazioni, stiamo entrando in questi giorni in contatto con tutti quelli che sono i responsabili delle unità di crisi dei diversi governi, i quali hanno indicato una, più delle volte, una sola persona credibile, di solito un medico, un epidemiologo, come nel caso della Spagna con il dottor Fernando Simon, e personalità credibili che sono loro sole, una sola persona che parla alla nazione in termini sanitari, ma anche in termini di una sorta di tranquillizzazione o comunque di spiegare le cose come realmente stanno, in modo che arrivi un messaggio univoco che si basi esclusivamente su dati scientifici e che segua quelle che sono le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, sulla base di questo noi stiamo creando un gruppo a livello europeo per poter convogliare su una sorta di piattaforma web tutti quelli che sono questi singoli messaggi, video, quotidiani da parte di questi esperti delegati dalle nazioni, ma non solo per creare un'unica format di comunicazione, ma anche perché in ogni nazione europea vivono, oramai lavorano relativamente, ma vivono persone che appartengono ad altre nazionalità europee, un po' il bello dell'Europa, e quindi anche poter essere raggiunti nel proprio stato da una voce amica spagnola o conosciuta spagnola piuttosto che tedesca, piuttosto che noi italiani poter raggiungere i nostri connazionali in altri paesi attraverso questo network, riteniamo che oggi possa essere assolutamente utile.
E allora io mi vorrei ricollegare per cortesia con il professor Miani, perché noi abbiamo sentito appunto da Bergamo una testimonianza molto forte e molto importante appunto di una dottoressa, di una professoressa che opera appunto sul campo. Ecco, io vorrei chiederle anche da un punto di vista dei suoi colleghi le percezioni che le arrivano, le confidenze, gli stati d'animo da parte della compagine medica. Ecco, qual è anche il senso di colleganza che si sta sviluppando tra voi medici? È un senso sicuramente importante, che per i medici è qualcosa che rientra, diciamo, nelle nostre corde a prescindere, ma in questo caso è lo scambio di informazioni continue, verificate e validate scientificamente, non solo a livello nazionale, ma come dicevo prima a livello internazionale. E questo è una, si va a creare una sorta di rete di solidarietà tra le nazioni e nelle professioni, perché poi non c'è solo la medicina, ci sono gli operatori sanitari, ci sono i tecnici di laboratorio, ci sono i medici delle ASL che stanno facendo un grande lavoro per rispondere a tutte le domande dell'utenza, che ovviamente è spaventata, fa domande e ha bisogno di risposte chiare e precise. Collegandomi a quello che diceva prima la collega di Bergamo, noi stiamo approntando anche un'altra cosa, se mi consente di dirlo. Prego, assolutamente. Noi stiamo approntando in questi giorni una piattaforma FAD, formazione a distanza, per fornire appunto a tutto il personale medico, sanitario, a tutti gli operatori che sono in prima linea, dei, chiamiamoli, corsi accelerati e dei tutorial per andare incontro proprio a una formazione di alto livello di tutte quelle persone che sono chiamate in questi giorni ad andare a occupare spazi che magari non, di cui ancora non hanno una conoscenza precisa o comunque non hanno quell'esperienza pluriennale che servirebbe. E contemporaneamente questi tutorial a cui si può accedere in continuo, appena sarà pronto sarà mia cura ovviamente informarvi, poter andare incontro anche a quelle appunto che sono le esigenze di un dubbio, di una necessità in urgenza, come succede abitualmente in un reparto, ci si confronta tra medici, qui ci si può confrontare con tecnici esperti nazionali ed internazionali tramite il proprio smartphone mentre si sta lavorando. Ci richiede la linea Gabriele Lobello. Gabriele, d'Abano, d'Abano, a te. Prego. Buongiorno, per darvi un rapido aggiornamento sono stati diramati i nuovi dati della Regione Veneto che confermano purtroppo le preoccupazioni del governatore Zaia. In un giorno c'è stato un incremento di contagi di circa il 25%, quindi il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus è salito a 1318, più 269 rispetto al giorno precedente, quindi una importante accelerazione nella diffusione di questo virus e si ribadisce l'invito a tutti quanti, come è scritto qua nello striscione, a rimanere a casa. Potrebbe essere decisivo e fare la differenza. A te la linea, Chiara. Grazie Gabriele, dati importanti, grazie di averceli forniti appunto in corso d'opera, perché noi li giriamo subito al professor Miani, collegato appunto con noi via Skype. Ecco, sono dati preoccupanti, molto preoccupanti, soprattutto perché si susseguono a ritmo così incalzante a questo punto questi incrementi in una zona specifica, peraltro. Sì, ma fondamentalmente possiamo dire che c'era da aspettarselo, nel senso che il Veneto al momento sembrava essere rimasto fuori dal forte incremento che abbiamo avuto in Lombardia, ma sapendo quelli che sono i tempi di incubazione c'era da aspettarselo. Però al di là dei dati preoccupanti che si susseguono e si inseguono, quello su cui noi oggi dobbiamo concentrarci, visto che abbiamo un paese giustamente fermo e blindato, oltre ad avere la certezza e quindi l'assicurazione ai nostri cittadini di poter avere da mangiare, da bere e da curarci, e i farmaci con le farmacie e le parafarmacie aperte, è quello soprattutto di insistere, perché ancora oggi, se mi consente, ci sono ancora alcuni furbetti. Ecco, deve proprio passare che dobbiamo stare a casa, dobbiamo cambiare nettamente le nostre abitudini, e questo è l'unico strumento che abbiamo oggi, oltre alla scienza che sta facendo il suo lavoro,
oltre al governo, alle regioni che stanno facendo il loro, i medici ovviamente e tutti gli operatori sanitari, a noi è chiesto principalmente di stare a casa, di non tradire la fiducia altrui, perché facendolo, facendo false dichiarazioni o facendo spostamenti che sono inutili, non solo si va incontro a dei rischi normativi, ma si va incontro a creare un danno collettivo. Grazie. Che prima o poi può colpire anche noi stessi. Grazie, grazie professor Miani, e nel ringraziarla appunto di questo suo intervento io anche la saluto, mi congedo da lei, grazie veramente per partecipato quest'oggi a TG2 Italia.